No, più di naso. Te la sei scordata. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Silenzio! Eccola là! Bene, procediamo pure all'appello. Amoroso Maria Rita. Presente. Aggiungere la professione, lo stato civile, tutti i traguardi raggiunti nella vita, anche quelli mancati. E soprattutto tutto ciò che può essere utile per i propri compagni. Sono psicanalista. Alla faccia. E sono nubile, o meglio zitella. Ah, dopo ti chiedo un consiglio, eh? Anch'io. Anch'io avrei un quesito. Sì, ti pareva. Silenzio! Attenni, Giulio. Presente. Commercialista. Traguardi raggiunti, matrimonio felice. Poverino. Barbagallo Sabatino. Assente. Assente ingiustificato. Ma guardate che è morto. Barbagallo è morto. Ma di che è morto? Ma sì, è morto 3 anni fa di leucemia. Puzzava da vivo. Figuriamoci che c'è dentro qua a bara. Buona questa. Andiamo avanti, su. Che c'è dopo? Canta messa, Fulvio. È assente. Ridai. No, no, aspetta. Ci ho mandato un telegramma. Rifiuto di partecipare a vostra tragica riunione. Stop. Preferisco ricordarvi con tutti i capelli. Condoglianze e cantamessa. Parla lui che a 15 anni c'era una chierica che pareva Piazza del Popolo. Questa si vedeva Fabri. 10 anni fa. Propongo. Propongo di inviargli un telegramma con una parola sola. Vabbè, guarda, non c'è problemi. Io le spella questa. Donati Valeria. In Guglielmi. Presente. Allora poi vi siete sposati, eh? Beh, ma io l'avevo capito, sai. È per questo che vi divisi dal bang a tutte e due, eh? Chissà che cosa succedeva sotto a quel bang. Sporcaccioni! Gioia, per favore, non mi rompere le palle. Uè, che io mo ti metto una notte qui per turpilò. Fabris per Maria. Fabris. Fabris, dove sei? Dove è andato? Sta al trucco. Oddio, ma non si sarà mica offeso. Che è andato via? Io credo che può anche essersi suicidato. Scusi, signore, scusi, Villa Scialoia è questa qua? Ma vaffanculo, te e Villa Scialoia. Oh, ma chi te conosce? Ma che sei scemo? Porca paletta, porca! Eccola. Polidori Federica. Presente. Sposata? Presa a poco. Allora, convivente? Mantenuta. La vita è dura? Ci sono le parole, usiamo. Scusa, ci potresti spiegare il perché di questa riunione? Ma non lo so bene. Un po' di solitudine, un po' di nostalgia. Un bisogno di confrontarmi. Di fare a un certo punto le somme o le sottrazioni. Finalmente gliel'ho fatta. Oh. Scusate, ma lo so. Quanto cavolo sei finito? Beh, guardate, voi non vi potete immaginare quello che mi è successo dalle 4 fino a 3 minuti fa. Uno la tragedia le accetta, ma una serie, fatemelo dire, di stronzate, una dietro l'altra, beh, guardate, una cosa inconcepibile, inammissibile proprio. Senta, Ruffolo, noi conosciamo le sue scuse. Lei è sempre in ritardo, per cui vada al suo posto e faccia silenzio. Ma che state a fare? L'appello. Abbiamo voglia di giocare? Sì. Postiglione Ottavio. Starcessu. Saltalo, saltalo, per carità. Si attacca a raccontare la sua vita, stiamo qui fino a Ferragosto, saltalo. Rufolo Piero. Presente. Oh, e a lei che cosa è successo? Si è rotta la coppa dell'olio. Lei è il solito deficiente, Ruffolo. Intendevo nella vita. Ah, nella vita? Sì. Ma io sarei docente. Ah, però. E in quale università? Ma io non ho parlato d'università. Comunque insegno materie letterarie. Dove? Dove? A un liceo privato. A un liceo sulla Cassia. Allora perché usi il termine docente? Chiamati onestamente insegnante. O supplente, o precario.
No, scusate, mettiamo i puntini sulla i. Io non sono di ruolo, io sono di straruolo.